E come un fulmine a ciel sereno, fratelli, è uscito Pokémon Go. Io, signori miei, su questa serie voglio puntarci tantissimo, sia sotto il punto di vista economico che qualitativo. Infatti, dietro la telecamera mi sono preso il top del top, nonché Fabio Michettoni. Fabio, mi fai così con la manina? Ah, ok, più o meno. Sì, scodinzoli. Allora, ragazzi, che cosa faremo in questa serie? Gireremo per le varie città, partendo ovviamente dalla mia città che è San Benedetto del Tronto. Gireremo le varie zone alla ricerca di Pokémon, signori miei. Questo è il mio cellulare, dovevo averne uno nuovo, ma per problemi tecnici non ci sarà per ora. Sacchetta da bimbo minchia, piena di power bank e soldi, perché ovviamente dovremo acquistare qualcosina, poi spacceremo anche qualche Pokémon. Io direi di iniziare la nostra avventura. Non avrei mai pensato e immaginato di dire questa frase: andiamo ed acchiappiamoli tutti. Allora, iniziamo così. Signori, c'è subito una palestra qui. Dovrebbe essere questo torrione qua, che è l'orgoglio di San Benedetto del Tronto, la mia città. Purtroppo per ora non possiamo conquistare questa palestra perché non sono ancora di livello 5, ma conto di catturarla insieme al mio team, che vi ricordo sarà il team blu. Per ora non sembra esserci alcun Pokémon nei dintorni. Ci sono un botto di Pokéstop qui intorno per prendere uova e quant'altro. Qui c'è il primo Pokéstop, dovrebbe essere un punto chiave in cui possiamo trovare oggetti, uova. È la chiesa di San Benedetto Martire, una delle chiese più importanti di San Benedetto, veramente strafiga. Vediamo un po' cosa troviamo. 4 belle Pokéball. E mica cacchi, cioè figa, 4 Pokéball. Provo a girarla di nuovo. No, riprova più tardi. Ogni non so quanto tempo possiamo ritentare e girare. Ci sono altri punti chiave, come state vedendo in questo momento sulla mappa. Adesso noi gireremo l'angolo e cattureremo, tra virgolette, altri punti chiave. Ok, ci siamo. Ecco il nostro primo Pokémon della serata, perché sono le 20:40. Voi vedrete 34.000 icone sopra, ma non vi preoccupate. Allora, no, non è questo quello che voglio, ma in realtà è questo Zubat, che sono più pesanti e pressanti qui che sul gioco. Attiviamo la vera telecamera. Guarda, guarda, sei bello, Fabio. Cioè, avevi proprio il Zubat in bocca. Aspetta, adesso provo a catturarlo. Non ci credo! Master Series! Yes! Catturato! E questo è solo il primo. Attenzione, un altro Pokéstop. Vediamo un po' chi è il Pokéstop. Casa strana. Mamma mia, cioè ragazzi, stiamo trovando di tutto. Allora, vediamo, ora farò roteare. Sì, c'è roteare? Ruotare? Vai! Che cosa mi caghi? Questo Pokéstop è troppo lontano. Vabbè, altre 4 Pokéball. Se continuiamo a catturarne uno al colpo, ragazzi, qua stiamo alla grande. Un altro Pokéstop è stato catturato. Anche se in questa parte possiamo trovare Golbat, un Nidorino possiamo trovare, eh? Occhio, occhio, perché, fratelli, purtroppo in questa zona ci sono soltanto Zubat addirittura, e forse una scarsa possibilità di trovare Golbat. Ci stiamo per avvicinare a un altro Pokéstop, dove vedremo che cosa troviamo. Ok, ci siamo, ecco qui. Pokéstop. No, forse non ci siamo capiti. Ho capito che la palestra non la posso prendere, però il mosaico della Madonna. Non della Madonna nel senso, perché è bellissima. Mi piacerebbe farvelo anche vedere, poi magari ci arriviamo. Facciamolo girare. Pokéball, Pokéball, Pokéball. Io mi aspettavo qualche uovo e invece la Madonnina, l'ovetto, non me l'ha dato. Non importa, non importa, non prendiamocela con lei perché colpa sua non è. Allora, adesso andremo da quella parte e vediamo se troviamo qualcosa di buono, ragazzi, perché i Pokémon scarseggiano. La causa potrebbe essere il mio livello basso, ma vi ricordo che questo è il primo video, quindi ci sta, cioè ci sta figa. Se non trovi Pokémon, sei un tacchino. Vediamo sottosfondo. Vediamo, nello sfondo c'è una palestra che è stata catturata.
Vediamo se qua attorno c'è qualcuno o qualcosa. Andiamo di qua. Ok, vediamo. Ragazzi, se non troviamo niente qui, cambieremo del tutto zona, abbandoneremo zona Torrione e andremo in zona Centro, San Benedetto Centro. Oh, cosa è successo? Ah no, ok, niente, il Pokestop di prima. Scendiamo di qua. Allora fratelli, probabilmente avrete notato un cambio di luce assurdo. Questo è perché sono passati più di un quarto d'ora, 20 minuti da quando Pokémon Go ha smesso di funzionare. Ho provato a farlo ripartire, ma purtroppo niente. Allora, noi ripartiremo domani da qui, ma ci lasciamo comunque il Torrione alle spalle. Però se ci pensiamo, da qui a domani ci sono circa 12 ore. Quante ce ne sono, Fabio? Sì, più o meno. E a me sinceramente da aspettare non è che me ne va, quindi eccoci qua. Si è fatto subito giorno, Torrione sempre alle spalle. Adesso andiamo verso il centro. Comunque per ora non c'è nessun Pokémon nei paraggi. Dunque, questo qui dovrebbe essere un Pokéstop. Vediamo subito. Vediamo di caricarlo. Dovrebbe essere Fontana della Madonnina. Dovrebbe essere. Rigiriamolo adesso che prende. Ok, meno male, è andato. Tre Pokéball. Buono, buono. Proseguiamo. Stavolta però speriamo di trovare qualche Pokémon. Nel frattempo sicuramente starete vedendo che la maggior parte delle palestre qui nella mia città sono state conquistate dal team Yellow, team Giallo. E noi proveremo a togliergli, però siamo livello 2, quindi non possiamo. Allora, passiamo per queste vie un po' tipiche del posto e andiamo a caccia magari di qualche Pokémon. Adesso giriamo subito qui a destra. Fermi tutti, in mezzo a tutti questi bug è uscito fuori un Pokémon. È Bellsprout. Dov'è? Eccolo qua. Eccolo ragazzi, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, salta, vi salta. Beccato in testa. Vai, 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 catturamelo, catturamelo. Dang, dang, dang. Ottimo, catturato. Hai catturato Bellsprout. Vediamo un po' qual è la sua vera potenza. 3 caramelle e 100. Vediamo un po', eccolo qui registrato nel Pokédex. Magari a trovare un Abra, un Alakazam. 300 polvere di stella, PL 45, tendenzialmente una cagata, va bene uguale però. Adesso si è ripreso, aspetta, c'è il Pokéstop qua vicino, caricato a palla, gira, 4 belle Pokéball, figa, ottimo, adesso sembra essere partito a mattone. Proseguiamo di qua, adesso sfociamo direttamente nel centro di San Benedetto del Tronto. È un'inculata, sai perché? Che in realtà mi segue perfettamente, solo che non carica. Amici miei, purtroppo l'avventura per oggi finisce qui. Io ho portato poche catture, ma purtroppo non è neanche colpa mia. L'app non è ancora uscita ufficialmente in Italia e quindi questa ha qualche problema. Io vi ricordo che a 1500 pollicioni vi comunicherò la prossima tappa dove andremo io e Fabio a registrare con Pokémon Go. Probabilmente inizieremo a registrare soltanto dopo l'uscita ufficiale in Italia, per evitare problemi di questo tipo. Abbiamo catturato non tanti Pokémon, 2 se non sbaglio, Fabio, un Zubat e un Bellsprout, bravissimo, annuisci con la telecamera. Abbiamo preso un po' di Pokéstop, qualche Pokéball, ho attivato anche la Roma che purtroppo non è servito perché, tac, errore. La moto, adesso, ecco, comunque la Roma ha funzionato sulla moto. Abbiamo catturato tante moto e comunque
Vi ricordo di condividere il video per far sapere a questa community che c'è Tuberanza che tratterà Pokémon Go in maniera originale e pazzesca. Grazie anche alla mano fatata di Fabio che è dietro alla fotocamera e io ringrazio. Bella regà, ciao! Mentre stavo tornando a casa è ripartito e ho trovato un Pokémon. Oh! Niente, no, no, non ci siamo. Vai! Beccato alla terza Pokéball purtroppo. Preso, anche Goldin, e vai così. È catturato. Vediamo un po' quanta potenza ha questo Goldin. Guarda quanti Pokémon, raga. La prima generazione comanda. Sta poco da fa. Non è malvagio, eh? Non è malvagio. Anzi. Hydro Pulsar toglie 30. Ottimo. Va bene. Che è? Complimenti, hai ottenuto un premio. Pokémon registrato nel Pokédex 5. Ah, grazie. Ok. Adesso continuiamo, raga. Se ne trovo un altro, magari riparte il video. Se no, vale il saluto di prima. Perfetto. Oh, raga. Allora, adesso ho attivato ufficialmente la Roma. Quindi abbiamo subito un altro Pokémon. È Doduo, è vicino al marciapiede. Vai, al primo colpo. Bam, preso. Non è fortissimo, però dalla schermata potete vedere chiaramente come funziona la Roma. Avete un'aura intorno e quindi via. Insomma, continuiamo. Abbiamo due Pokémon in queste parti. Abbiamo un Rattata, tanto per cominciare. Vorrei prenderlo. Ok. Eccolo qui. È proprio qua sotto. Attento fa che mo ti viene a mordere i piedi. Mamma, oh ragazzo, un cecchino. Sono un cecchino con le Pokéball, sganzatevi tutti. Yes! Catturato! Mamma mia ragazzi, cioè, ti giuro, mi dà quella sensazione di... Porco due l'ho preso sul serio. Ah, guardatelo. Ragazzi, aroma utilissimo. Io penso che ne acquisterò tipo 15 milioni. Ok, poi ci dovrebbe essere un Doduo. Ma è scappato? Mi è scappato il Doduo. Oh, c'è anche... Allora, questa è la lista dei Pokémon presenti qui. Ci sono tanti Dodrio, un Ductrio, Kakuna, Krabby. Continuiamo. Nel frattempo sto assistendo alla mia batteria che fa 12, 11, 10. Per ora siamo fermi a 11. Ma presto calerà. Attenzione, un Pokéstop, ce lo vediamo così. Fontana, il principe, questo purtroppo è nato col pisellino piccolo. Non ci possiamo fare niente. Adesso giro la ruota. Non l'ha preso per il semplice motivo che in questo momento internet non sta funzionando. Ah no, ecco che me l'ha preso. Attenzione, un altro uovo, ragazzi. È il terzo uovo che prendo, una in incubatrice. Bene, andiamo avanti ancora. Ragazzi, San Benedetto strapiena di Pokémon e di Pokéstop. Fantastico.